Come cambiano le organizzazioni criminali? Lo racconta il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia, dal quale emerge come queste organizzazioni si avvalgano sempre di più delle possibilità offerte dalla tecnologia. Mafia, camorra, 'ndrangheta, anche le organizzazioni malavitose cambiano nel tempo. Sempre meno cruente e sempre più subdole, si infiltrano silenziosamente nel sistema imprenditoriale, approfittando della situazione di difficoltà dovuta alla pandemia. È quel che emerge dal rapporto della Direzione Investigativa Antimafia sul secondo semestre del 2020. L'andrangheta si conferma un'organizzazione unitaria, organizzata su base territoriale e strutturata saldamente su vincoli di parentela. Cosa Nostra resiste in Sicilia, dove però convivono anche altre organizzazioni criminali molto diverse fra loro. I sodalizi mafiosi si avvalgono sempre più delle possibilità offerte dalla tecnologia, orientandosi verso i settori del gioco d'azzardo e delle scommesse, ma anche verso il contrabbando di prodotti energetici. Un quadro che impone di continuare la lotta contro la criminalità organizzata. In questo secondo semestre del 2020 sono stati effettuati sequestri per oltre 287 milioni di euro e confische per più di 181 milioni di euro. 364 le misure interdittive antimafia applicate con l'obiettivo di proteggere il tessuto economico del paese dalle ingerenze della malavita, soprattutto in questo momento di incertezza dovuto all'emergenza sanitaria.